Mi è assalito un'acre nostalgia, come la gente d'una vecchia foto che vorrebbe tornare con chi la guarda, nella buona luce della lampada. In questa casa penso a come l'amore in amicizia muta nella chimica della nostra vita e all'amicizia che ci rasserena vicini alla morte. E quanto è simile ai fili sparsi la nostra vita che più non sperano di tessersi in altro ordito. Giungono dal deserto voci impenetrabili, polvere che profetizza polvere. Passa un aereo e ci chiude sotto la lampa di un grosso sacco di destino. E il ricordo di un viso amato di ragazza trascorre per la valle come quell'autobus notturno, molti finestrini illuminati, molto viso di lei. In questi giorni penso al vento fra i tuoi capelli, agli anni che fui nel mondo prima di te, all'eternità che prima di te andrò a incontrare, ai proiettili che non mi uccisero in battaglia, ma uccisero i miei amici, di me migliori perché non vissero oltre come me. Penso a te nuda davanti al fornello d'estate, sul libro curva per leggere meglio nella luce morente del giorno. Vedi, abbiamo vissuto più di una vita. Ora dobbiamo pesare ogni cosa sulla bilancia dei sogni e sguinzagliare ricordi che divorino ciò che fu il presente. Queste erano due poesie di Yehuda Amichai, tratte da Yehuda Amichai, poesie pubblicato da Crocetti, editore, nel 1993. Yehuda Amichai, all'anagrafe Ludwig Pfeuffer, nato nel 1924 e morto nel 2000 a Gerusalemme, è stato un poeta e scrittore israeliano. Amichai è considerato da molti il più grande poeta israeliano moderno ed è stato uno dei primi a scrivere poesia in ebraico colloquiale. I suoi scritti hanno spesso come argomento i problemi e le situazioni della vita quotidiana e sono meno palesemente letterari di quelli di molti poeti di lingua ebraica del XIX secolo. Le sue poesie sono caratterizzate da una gentile ironia e dal dolore per un amore rovinato. L'amore per la gente, per la religione, per la propria terra, soprattutto l'amore per la città di Gerusalemme. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.